È una vertenza che ha avuto degli sviluppi esattamente in queste ore. Noi siamo rimasti con una critica alla cooperativa per i licenziamenti che ha portato in queste ore a compimento. Stiamo aspettando la formalità delle lettere. Noi pensiamo che i criteri individuati per gli esuberi sono stati assolutamente indiscriminati e discriminatori e hanno leso la dignità dei lavoratori in questa fase. Per di più, ci è stato comunicato che a causa del perdurare della crisi del comune di Terni non ci saranno il pagamento degli stipendi in questo mese e per tutta la durata dello stallo, per cui abbiamo chiesto al prefetto e al commissario che in queste ore sta lasciando le proprie funzioni di risolvere la questione perché rischia di essere una questione esplosiva, 90 dipendenti senza stipendio per diversi mesi, ci pone anche una questione di ordine pubblico che alle istituzioni vorremmo in qualche modo preventivamente descrivere perché si trovino le giuste soluzioni e non si arrivi a un'esasperazione che sarebbe drammatica per questo territorio. Noi proponiamo al Consiglio di amministrazione di ritornare al tavolo perché ci possono essere tutte le condizioni per chiudere bonariamente una vertenza, salvaguardando la dignità e la professionalità dei lavoratori. È un'azienda che non ha difficoltà e quindi pensiamo che in questo territorio non ci possiamo permettere il lusso di perdere un posto di lavoro. Abbiamo già dato come sindacato e come lavoratori. Qui non possiamo retrocedere.